Ciao bellissimi, io sono Big Mama e oggi sono all'Umbria che spacca e stasera spero di spaccarla io. Ma allora, in primis sono felicissima di essere in Umbria perché penso sia la mia prima volta nella vita, cioè penso di non esserci mai passata, al che mi dispiace però, e non tutti ci riusciamo a fare le gite per l'Italia, quindi sono felicissima di vederla. Io non mi sono mai sposata bene con la parola attivista, perché vedo gli attivisti come delle persone che studiano tanto nella vita, per quello per cui si battono, e io non studio tanto, io studio semplicemente da quello che vivo. Io sono il risultato di quella che è stata e che sarà la mia vita. Quindi ho iniziato a fare musica, l'ho fatto per il mio corpo, l'ho fatto per la mia sessualità e per altri mille motivi. L'ho fatto per la mia voglia di rivalsa e il mio messaggio che io cerco di dare agli altri è sempre di essere liberi in qualsiasi direzione. Cioè, detta così è ovvio che sembra scontato, cioè vabbè, l'hai detta. Però anche partire dalle piccole cose, che sono quelle di cui parlo io, per me è importantissimo. Alla fine sentirsi liberi nel quotidiano, veramente nelle piccolissime cose, poi ti aiuta ad essere libero un domani in cose molto più grandi. E per quanto riguarda la questione delle persone appartenenti alla comunità e la loro situazione in Italia, io vedo sempre il bello e il brutto delle cose, nel senso che io abito a Milano dal 2018, quindi vedo una città libera. E il brutto invece io l'ho visto dalla mia provenienza. Io vengo da un paesino molto piccolo, da una città comunque molto provinciale, e la mia sessualità è rimasta nascosta per tanti anni. E questo è triste, nel senso che è brutto vedere che in alcune zone d'Italia ormai ci sia quel passo in avanti che ti permette comunque di essere te stesso, perché si parla di questo. E invece altre zone in cui tu sei per forza rinchiuso dentro uno scudo, dentro magari, non lo so, ad una finta sessualità che non è assolutamente la tua. Quindi la situazione attuale in Italia secondo me è che si deve trovare un punto di equilibrio, si deve riuscire a capire che questa è normalità. Quindi scetatevi, cioè svegliatevi un attimo, non è che se io mi limono con la mia ragazza a te ti dà fastidio, che te ne frega, io lo faccio a casa mia, lo faccio per i cazzi miei. Ma io sono arrivata che c'era il diluvio universale, quindi cioè me la sarei goduta di più quest'Umbria, solo che penso che ci abbiamo un po' il tempo contro. Io ho sta maledizione che ogni volta che vado a cantare da qualche parte vorrei provare qualche piatto tipico, ma non ci riesco mai, non mi accontentano mai, quindi speriamo che stavolta quelli della produzione mi aiutino, non lo so, mi portano qualcosa. Che si mangia qua di tipico? Ok, e allora dopo mi vado a fare un giro per forza, perché è una delusione, vieni sempre tipo in città stupende d'Italia e poi non mangiare le cose tipiche. In tutto questo sono anche a dieta, vedete che vita di merda.